Siamo qua come quattro orecchie in questo momento e ci fa piacere avere finalmente delle storie che spesso rimangono nell'ombra, che vengono allo scoperto, che vanno su un palco e che hanno bisogno di essere ascoltate. Noi l'abbiamo fatto tante volte in piccolo e ci è piaciuta molto l'idea di allargare, di far capire che non esistono lotte di nicchia, ma esistono tante ingiustizie che fanno parte della stessa macrofamiglia e noi vogliamo sentirle, vogliamo stare insieme a chi per troppo tempo è stato nell'ombra. Le sardine nascono come una rete di stanze, come una rete di personalità. Io, Jasmine e Lorenzo abbiamo personalità e percorsi completamente diversi che a un certo punto si ritrovano non per creare un brand ma per creare una famiglia allargata, e dove c'è allargamento noi siamo a nostro agio, e ci piace tantissimo questa svolta di Abubakar, che ha fatto capire con le sue parole e anche con l'invito di oggi che ci sono tante storie che possono fare parte della stessa famiglia. Noi molto spesso abbiamo testimoniato la necessità di portare avanti questi temi che sono i nostri, che sentiamo fortemente per ciò che concerne le nuove cittadinanze, per ciò che concerne i decreti di sicurezza, che riteniamo siano un qualcosa che necessariamente debba essere assolutamente abrogato, perché non, questo ci tengo a dirlo con forza, non hanno soltanto a che fare con ciò che riguarda i migranti. Questi decreti hanno favorito le mafie, perché è possibile grazie a questi decreti riacquistare come prestanomi i beni confiscati alla mafia, è impossibile attraverso questi decreti poter manifestare in piazza, parlo degli operai che giustamente possono ritrovarsi in piazza a dover portare avanti delle loro istanze magari per dei pagamenti non avuti, e poi si trovano a dover pagare delle multe salatissime. Quindi tutte queste cose che lei ha elencato poco fa sono tutti argomenti che noi sentiamo forti e che vogliamo portare avanti, e ci rendiamo conto che questo governo forse dovrebbe testimoniarci la volontà di raccogliere queste istanze che vengono dal basso e che, ripeto, noi sosteniamo fortemente.